Quanti sono i momenti difficili della tua vita? Ma qual è quello che ti ha portato a creare realmente un cambiamento? E poi, come sapere se quello che stai facendo è realmente la cosa giusta? Io sono Nicola e ti presento oggi questo argomento. Quali sono i momenti più difficili e come possiamo pensare di affrontarli? Quanti sono i momenti difficili della nostra vita? Sicuramente tantissimi. Ma qual è quello che ti porta a creare realmente un cambiamento? Il primo? Il secondo? Il millesimo? Oppure quello che ti cambia dentro? Quello che ti fa generare una scintilla al cambiamento? E poi, come sappiamo se siamo sulla strada giusta? Come facciamo a sapere se quello che andiamo a cambiare è corretto per noi? Mi dispiace, questo non puoi saperlo con certezza. Puoi esserne sicuro in parte, oppure sentirlo dentro. Nel momento che lo senti dentro di te, dentro il tuo cuore, sai che quella potrebbe essere la strada giusta. Poi, solamente mettendoci tutto te stesso, tutta la tua forza, le energie e la tua motivazione, puoi ottenere un piccolo o grande risultato. Tutto questo però deve partire da te, deve partire da un momento. In questo momento ti voglio raccontare come alcuni passaggi, alcune situazioni hanno fatto sì che nella mia esperienza personale e con tante persone ho avuto la possibilità di confrontarmi nel scoprire che ci sono dei passaggi nel costruire da un momento di difficoltà un momento di risoluzione, di svolta, di costruzione di un lato positivo per noi. Il momento difficile arriva da un momento di rottura. Nella vita di ognuno di noi ci sono tantissimi momenti di difficoltà, momenti che si presentano in vari modi, su varie tipologie di ambito e soprattutto in vari aspetti. Per farti alcuni esempi, possiamo pensare nel momento in cui dobbiamo andare ad affrontare un esame scolastico. Un altro momento potrebbe essere quello di dover mettere insieme tanti pezzi di un puzzle. Tra i momenti più difficili che possiamo trovare nella nostra esperienza di vita, sicuramente è quello di dover affrontare una montagna. Quindi, questi diversi aspetti della tua vita, queste diverse situazioni che si presentano, cosa hanno in comune? E soprattutto, fra queste situazioni, quale realmente ti fa prendere la decisione di svoltare? La prima ti porta a fare un reale cambiamento? La seconda? La centesima o la millesima? Dalla mia esperienza posso dirti che è quella che ti viene a toccare dentro di te, quella che ti tocca, che ti punzecchia qualcosa che risuona dentro di te e che quindi ti dà fastidio. E allo stesso modo è anche quella che ti fa comprendere che stai agendo nel modo migliore. Agire con cuore, agire con un sentimento per se stessi e non per gli altri, può essere l'unico modo per essere quasi certi di essere sulla strada giusta, partire da ciò che vogliamo per arrivare ad ottenere ciò che più ci gratifica. Ne abbiamo visti alcuni, quelle difficoltà, quei momenti che a mio avviso possono capitare, ma come superarli? Come agire al cambiamento? Questa è la domanda a cui dobbiamo dare una risposta e per la quale non esiste una risposta corretta, esiste solo il rimanere nel qui e ora. C'è una citazione di uno scrittore giapponese che a me è rimasta molto impressa. Se vuole, la gente troverà sempre il modo di superare tutte le difficoltà che si presentano. Serve solo metterci il cuore. Ecco che di nuovo si presenta il cuore come motore pulsante del nostro andare alla ricerca del mondo per passare questo ostacolo. Quindi ora non ci rimane che capire quale ostacolo abbiamo di fronte e trovare quel particolare modo, semplice magari, senza troppe difficoltà, e andare a superarlo nel nostro modo e nel nostro tempo. Ecco che andare a creare un modo, un metodo per la svolta può essere uno dei fattori predominanti nel momento in cui agiamo. Sentire dentro di sé un ruolo importante, un ruolo di responsabilità è quel motore che fa sì che ci dà la spinta per fare un passo avanti. Fare un passo avanti vuol dire prendere l'occasione di porsi in guida e andare a risolvere la difficoltà, poiché ogni difficoltà che ci troviamo di fronte è anche l'occasione migliore per crescere e per migliorare noi stessi e il rapporto con gli altri. Per poter creare una svolta concreta, reale e duratura dentro di noi, dobbiamo pensare a quelle che sono le nostre convinzioni. Infatti, se una convinzione molto spesso la vediamo da un lato, è anche vero che ha una seconda faccia, una seconda medaglia, che a seconda di quale delle due andiamo
andiamo ad osservare e a prendere per nostre, allora andremo ad affrontare o meno il nostro percorso. La svolta quindi si trova su un lato della medaglia, in cui nel primo possiamo trovare un lato positivo, un lato che ci porta a rimanere fermi nella nostra tranquillità, nella nostra area di sicurezza, che quindi non ci fa creare nessuna azione concreta. Ecco che allora il secondo lato, quello che potrebbe al primo aspetto essere il risvolto negativo, in realtà è quello più favorevole alla nostra crescita, poiché ci porta a creare delle reali azioni di cambiamento. Quindi, quale comportamento accettiamo e quale versione di questo comportamento vogliamo fare nostre? Come disse un grande motivatore, il punto di svolta verso il cambiamento non è l'indottrinare la mente, ma l'esercitare la volontà su di essa. Pensiamo ora come poter affrontare la svolta al reale cambiamento senza una strategia, senza un metodo, senza un modo per arrivare al nostro obiettivo, che è quello di superare la difficoltà, di superare l'ostacolo. Quindi una strategia corrente, facile, che potrebbe dare dei risultati, fondamentalmente è quella di tornare a reali competenze, a capire quali competenze ci mancano, quali cognizioni, quale determinazione, quale capacità ci serve. E quindi, come facciamo? Beh, molto semplicemente dobbiamo pensare che dobbiamo prendere un libro, dobbiamo iniziare a fare un corso, dobbiamo chiedere aiuto, oppure semplicemente dobbiamo avere la capacità di costruirci al nostro interno dei passi da compiere per poter creare quindi una strategia conseguenziale per arrivare al nostro superamento della difficoltà. Per fare questo, ogni volta che facciamo un passo, ogni volta che acquisiamo una piccola parte, un frammento di quella che sarà la soluzione al nostro quesito, dobbiamo essere capaci e costanti di metterla subito in pratica per comprendere così quali reali azioni sono concrete allo svolgimento di quella necessità che dobbiamo apprendere, oppure al superamento di un'altra necessità che ci serve. E mettendo insieme tutte queste piccole azioni, andremo a scoprire che abbiamo creato un'azione grande con una strategia di pianificazione all'interno. Quindi non basta sapere cosa ci serve per fare, ma dobbiamo anche mettere in pratica in azione, pensando che il valore reale di ciò che abbiamo dentro di noi, ciò che abbiamo al di fuori di noi e la sua consapevolezza ci può portare a calibrare bene la nostra strategia. Quindi, come disse Carlo Pin, la vita non ha alcuna logica, è solo una casualità da gestire nel migliore dei modi. Ecco che torniamo all'inizio, torniamo alla gestione della svolta. Quindi, per concludere, quali sono i momenti di difficoltà che troviamo nella nostra vita? I tanti momenti, però, che pochi in realtà ci portano al reale cambiamento. Con questo video penso e spero di averti fatto comprendere come analizzare, come vivere e come approfondire, quando ti capita, quei momenti di difficoltà che ti si possono presentare. E io adesso ti invito, se questo video ti è piaciuto, a condividerlo, a scrivermi se hai bisogno di chiarimenti o se vuoi analizzare magari uno di questi aspetti per trovare un reale momento di difficoltà volto al cambiamento. Bene, per oggi è tutto. Se ti è piaciuto il video, ricordati di condividerlo, metti un like e noi ci vediamo alla prossima.